Ciao gamer, benvenuto a PokéGamers Pro. Questa freshness. Quindi sei su PokéGamers Pro, la serie dedicata ai pro che adorano Smogon, che adorano il competitive, eccetera. Se vuoi un chiarimento su cosa significa pro e cosa significherà light quando uscirà fatta da Antonio, ti lascio un link in descrizione che ti manda al video dove spieghiamo cosa è successo a PokéGamers, quindi vattelo a vedere, vai a vederti quel video. Comunque, la battaglia di oggi è di Claudio, aka Cloud, che ci manda una battaglia in OU con un rain team, è la sua strategia, quindi andiamo a vedere subito com'è la sua strategia da pro. Gamer, mi ero dimenticato di dirti che è una doppia 6 vs 6. Comunque, comincia la battaglia contro verde. Ok, Metagross e Talonflame. Ok, quindi abbastanza standard come apertura. Contro Amoongus. Eh sì, no. Cos'è che ho letto? Ah, perché era Swampert e Hydreigon. Cioè, aveva cambiato il nome, che troll, eh? Con due Amoongus. No, tutti si chiamano Amoongus, ok? Staraptor. Questa qua era una trollata che mi ha fatto per testare se davvero sapevo i nomi. Ha rinominato tutti i suoi Pokémon con Amoongus. Ok, Metagross viene ritirato e arriva Gardevoir. Quindi è un. Praticamente il formato dell'avversario è VGC, secondo me. Perché c'è Talonflame e Gardevoir di solito è uno dei, diciamo, pezzi di doppio che si vede di più in VGC. Ok, Mega Swampert. Come abbiamo detto, è un rain team, quindi mi aspetto che utilizzerà Swim, che lo fa andare più veloce, appunto. Non mi ricordo, in italiano dovrebbe essere qualcosa. No. Swiftwim, tanto siete pro, quindi lo sapete in inglese probabilmente. Bam! Vento in coda, ok. Quindi sia vento in coda che rain. Interessante. Tutti Amoongus. Politoed. Piovischio, esattamente, quindi comincia a piovere e abbiamo, probabilmente avrà la roccia che lo fa, che fa durare la pioggia 8 turni al posto di 5. Antonio è arrivato primo Sagario, probabilmente, o è morto. Ho appena sentito che ha sbattuto i piedi. Gardevoir usa Psystrike su Amoongus. Ok, U-turn da parte di Amoongus, di Staraptor. No, no, sì, ok, U-turn, ok. Retromarcia, quindi avanti Amoongus, tutti Amoongus. Swampert, ok. Ah, avanzi, quindi non ha la roccia che lo fa durare 8 turni. Ok. Soffre per la scottatura. Protezione da parte di no. Swampert. Si chiamano tutti Amoongus, gamer, perdonami. Ok, per evitare il fuoco fatuo. Quindi abbiamo un Talonflame Tanky, bulky slash support, probabilmente. Idrovampata su Gardevoir, quindi non su Talonflame. Non è necessario mandarlo che io. Amoongus va che io a caso della scottatura. Ok. Non Amoongus, Politoed. Non devo leggere i nomi. Diamine. Avanti. Questo è Amoongus. Ne sono sicuro che questo è Amoongus. Ok. Ma anche, ah ok, Amoongus anche da parte dell'avversario. Polverabbia, vabbè, abbastanza standard, quindi tutti gli attacchi arriveranno su Amoongus. Psyshock, Psychoshock, vabbè, in italiano. Farà male, non è sufficiente perché Amoongus è anche tank speciale. Non mi ricordo se è più speciale o fisico, un attimo che controllo velocemente. È arrivato una cascata comunque. Allora, dovrebbe essere speciale, non vorrei confondermi però. Ok, sì, è speciale, in realtà è uguale a fisico, però vabbè, è più speciale che fisico. Psychoshock, Psyshock, vabbè. Di nuovo lo manderà KO perché è un 2-hit KO, dato che aveva fatto circa 60% di HP. Giga assorbimento, ok. Giga assorbimento da parte di chi che si è protetto? Ah, ok. Swampert si era protetto. Nulla, never mind. Prepotenza, ok. Quindi probabilmente questo Staraptor è più support che
che altro? Politoed. Quindi i team sono molto simili. Gelo pugno farà male. Non so se sarà. No, non è sufficiente. Ok. Retromarcia da parte di Staraptor. Quindi era giusto per fare quel danno in più, quel chip damage che manda KO a Mungus. Ok, quindi Staraptor torna da Cloud. Stavo dicendo è support per prepotenza, perché di solito si usa Reckless, se non sbaglio, su un attaccante fisico e basta. Ok, Jolteon. Quindi Antonio in questo momento mi sta guardando tipo con gli occhi col cuore, come negli anime. Ok, Mega Metagross. La pioggia, se non sbaglio, è anche... Esatto, è scaduta la pioggia. Protezione da parte di Mega Metagross per guadagnare la velocità il turno dopo. Protezione da parte di Politoed, quindi un double... Ok, una doppia protezione. Invertivolt, non succede nulla. Terremoto, ouch, farà male a Jolteon. Ah, no, aspetta. Chi è che ha fatto terremoto? What? No, c'è qualcosa che non va. Mi sono perso un turno, vabbè. Avevo letto un terremoto che avrebbe dovuto colpire Jolteon. Invertivolt su Politoed non è sufficiente. Politoed tanka tranquillamente l'invertivolt di Jolteon, che ci dimostra quanto Jolteon faccia schifo. Questo è per Antonio. Lo sto guardando. No, scherzo naturalmente, gamer. Ok. Prepotenza. Amungus usa terremoto. Ah. Swampert usa terremoto, che non ha effetto né su Talonflame né su Staraptor, ma solo su Politoed. Farà male. Non è sufficiente a mandarlo KO. Gelo raggio su Staraptor. Non lo manda KO. Però Politoed usa protezione. Staraptor non se la vede molto, molto bene, diciamo. Talonflame usa Baldeali, probabilmente, o su Staraptor, non so, forse su Staraptor, esatto, su Staraptor, per assicurarsi che non possa mandare che io nessuno. Cascata su Talonflame, lo manderà che io con grande probabilità, esatto. Talonflame va che io, quindi un one hit che io. Gardevoir, nemico. Ok, e Amungus, no, e Jolteon da parte di Cloud, diamine. Ok, Noto Velox, vabbè. Ah, ecco, Noto Velox si chiama Swift Swim. Thunderous, un Pokémon temutissimo per Prankster. Ok, Invertivolt su Thunderous che... farà male considerando, vabbè, che è sia flying che volante, quindi cioè sia volante che elettro, quindi è un attacco è un colpo neutrale. Hydreigon, Magibrillo, farà molto male ad Hydreigon. One hit KO. È stato uno switch un po' troppo azzardato, probabilmente l'avversario ti ha predictato in bomba. Terremoto colpirà solamente Gardevoir e lo manderà a KO probabilmente. Esattamente. Gardevoir va a KO. Questa battaglia in questo momento è abbastanza stabile, diciamo, perché mi sembra manchino o due o tre Pokémon a tutti e due. Mega Metagross. Ah, con palloncino, ok. No. Ah, ecco perché il terremoto non aveva colpito, perché Jolteon ha palloncino. Ok, provocazione, quindi non può usare protezione. Tuono. Thunderous evita l'attacco, diamine. E non colpisce nessuno con terremoto. Tuono di nuovo da parte di Jolteon, che è più veloce. Manderà che io Thunderous? Probabilmente sì. No! Diamine. È rimasto tipo con un PS e poi usa una Baccacedro. Cozzata Zen su Jolteon. No, ok, su Swampert. Non è sufficiente a mandarlo che io. Introforza Erba? No. Non so che Introforza sia. Terremoto. Colpisce Mega Metagross e non Jolteon, perché non è stato colpito, quindi il palloncino non è scoppiato. Pugno scarica. Ok, Mega Swampert va KO finalmente dopo un'eternità. È dall'inizio del gioco che è vivo. Invertivolt su Metagross, lo manderà KO.
E probabilmente, non vorrei azzardare, ma Thunderous... Che intro forza ha? Non è intro forza terra. Non so che intro forza sia. Comunque, palloncino è scoppiato, non ha fatto abbastanza. Politoed, probabilmente... Oddio, rimane solamente Jolteon per Cloud. Probabilmente andrà... Tuono, ok, perché tuono sotto pioggia ha un'efficacia 100% e se non sbaglio fa anche più male, non mi ricordo. So di sicuro che ha un'efficacia 100%, non mi ricordo se fa 1.5 in più. Idrovampata non sarà sufficiente a mandare Jolteon KO, però quasi. Scottato, quindi avremo un clutch enorme da parte di Jolteon. Protezione, quindi sta cercando di far morire Jolteon, di mandare KO Jolteon per la bruciatura. Non sarà sufficiente. Rimane con un PS. Protezione. Doppia protezione da parte dell'avversario. Oddio, doppia protezione. Quindi con un 30% di probabilità l'avversario vince. Cloud perde per pochissimo. Mamma mia, che battaglia. Direi che per una prima battaglia pro ci sta abbastanza. Il finale mi ha lasciato un pochettino sconvolto perché è stato davvero un clutch enorme. Cioè, Jolteon è sopravvissuto con un PS, però poi la doppia protezione che è andata... Cioè, 30% verde, che è l'avversario appunto, si è affidato un 30% ed è riuscito a vincere per pochissimo. Bravissimo Cloud, è stata una battaglia davvero combattutissima. Mi sta già piacendo come sta andando questa serie e scaricherò Light ad Antonio, quindi lui si berrà un tè probabilmente mentre commenterà, però io ho bisogno di pro. Comunque, se vuoi mandare la tua battaglia, naturalmente il bottone è sempre qua, ti manderà al mio video che ti spiega come mandare una battaglia. Il form è stato un po' aggiornato, però alla fine è sempre la stessa roba. E niente, direi che se questo video ti è piaciuto, fammi sapere se ti è piaciuta la battaglia, appunto, se c'è qualche consiglio, probabilmente mi è sfuggito qualcosa, non so. Adesso siete liberi di combattere tra di voi pro di Pokégamers, cioè pro di Gamers Pro, nei commenti, quindi direi che ci vediamo alla prossima, ciao gamer! Gamer, vatti a vedere l'ultima battaglia di Pokégamers, purtroppo non ho la... ho una Pokéball perché ho formattato il PC e quindi non ho nessun file. Mi dispiace, dal prossimo episodio torna tutto.